Verso il voto, le elezioni per il Parlamento europeo si avvicinano e i candidati sardi si confrontano su insularità e trasporti. Tempo di crociere. Ogni giorno in Sardegna arrivano navi da crociera da tutto il mondo. Prospettive e speranze per il futuro. Volontari al Poetto. Con Civic Art tutti domani al Poetto per pulire l'arenile. Di sera San Sperato iniziative e concerti. Eventi in Sardegna. Da De Gustibus alla Cavalcata Sarda, da Elisa e Didota su Cuba sino al Teatro Sperimentale. In Sardegna l'agenda di sagre e spettacoli. Benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione. I temi legati all'insularità, all'economia dell'isola e al suo sviluppo sono stati, oltre ai trasporti, il tema cruciale del confronto tra alcuni candidati che concorreranno alle prossime elezioni per il Parlamento europeo. C'era un Egidio Trainito per Europa Verde, Antonella Zanda per Fratelli d'Italia e ancora Salvatore Cicoli, Forza Italia, Sonia Pilli per la Lega, Alessandra Todde in rappresentanza dei 5 Stelle e infine Andrea Soddu per il Partito Democratico. Tema cruciale, i trasporti, e con una sintesi del loro pensiero in proposito. Prevedendo il Trattato europeo un superamento delle condizioni che pongono le isole in con opportunità inferiori rispetto al resto delle aree continentali, eppure essendoci stato molto recentemente il riconoscimento dell'insularità di Sicilia e Sardegna, il dato di fatto è che noi ci troviamo con il problema irrisolto e con un peso gravissimo sulle persone e sulle merci, quindi sull'economia complessiva del Paese. Io credo che si tratterà in questa prossima legislatura di promuovere un fronte comune di contrattazione con l'Unione Europea tra le isole del Mediterraneo, tra la Sardegna, la Corsica, le Baleari e la Sicilia, perché entrino in pieno di diritto nelle reti transeuropee. Soltanto la Sicilia è in qualche modo all'interno di questo progetto. Da più di 20 anni ormai, grazie al Trattato di Amsterdam, dovremmo essere riconosciuti come territorio svantaggiato, ma così non è. Da qui a X tempo, diventando europarlamentare, lavorerei affinché ci possano essere delle azioni per abbattere i costi delle tratte aereo e marittime e l'istituzione di zone franche, perché sulla zona franca si è parlato tanto, c'è chi dice che è possibilista, c'è chi dice assolutamente che è impossibile, però intanto Trieste, dello stivale, ce l'ha, noi no. Quindi perché la Sardegna, che ha già un percorso che potrebbe utilizzare e riprendere, non è fermo? E ho realizzato, nel coinvolgimento con le oltre 100 isole europee abitate, isole greche, isole francesi, isole spagnole, gli Stati Uniti, Cipro e Malta, un'alleanza. Perché in Europa non è che tu vai e parli sardo o parli siciliano, devi parlare europeo. E per parlare europeo devi reciprocamente realizzare la condizione che ognuno abbia la sua risposta. La risoluzione a nome mio è stata approvata dal Parlamento europeo, io credo che sia perdere tempo ricorrere Baleari e Corsica, visto che con 100 abbiamo già raggiunto il risultato. Qual è il passaggio successivo? È quello europeo? No, è quello sardo, che ha statuto speciale e autonomo insieme alla Sicilia, ed è quello dell'autogoverno. Dove ci inseriamo? Ci inseriamo nel confronto con la richiesta del nord-ovest e del nord-est rispetto all'autonomia differenziata. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad un tavolo che si chiama confronto Stato-Regione, ci sediamo lì, così come fanno le altre regioni, e chiediamo due priorità. Chiediamo la continuità territoriale permanente, però credetemi, se non la estrapoliamo dal concetto giuridico normativo della libera concorrenza, l'Europa ci casserà, ci sanzionerà, perché sono aiuti di Stato. Allora noi dobbiamo chiedere, così come io ho chiesto e ripetutamente sto chiedendo, di inserirla all'interno del contesto del diritto alla mobilità. La Sardegna, come altre isole, ha questa condizione, diciamo, di svantaggio. Però dobbiamo guardare anche la posizione che ha la Sardegna all'interno del Mediterraneo, nel senso che non possiamo paragonare il discorso di continuità territoriale della Sardegna con quello, per esempio, della Sicilia, che ha una continuità territoriale molto diversa. Noi siamo molto più distanti, siamo all'interno del Mediterraneo, quindi abbiamo anche una condizione di svantaggio maggiore. Dovremmo quindi migliorare l'accessibilità quindi sia per i sardi verso il territorio continentale,
e sia anche per i flussi in entrata, quindi anche le persone che vogliono venire qua anche semplicemente a passare le vacanze, ed incentivare quindi anche il turismo, che comunque è una fonte di economia sarda. Poi bisognerebbe promuovere l'integrazione regionale con i territori vicini, far leva quindi su una maggiore differenziazione e specializzazione dei prodotti, portare quindi finalmente la Sardegna in Europa. Adesso ci siamo focalizzati sul tema dei trasporti, però vorrei ricordare che sicuramente i trasporti sono fondamentali in un'isola, per essere competitiva non ha bisogno solo dei trasporti, ha bisogno anche che l'energia abbia un prezzo competitivo rispetto al resto dell'Italia, che vuol dire insomma comunque permetta alle imprese di competere, che la logistica sia una logistica competitiva e che possa permettere alle nostre imprese di esportare. Quindi ancora una volta, sicuramente il tema dei trasporti è nodale, perché senza quello noi non abbiamo la possibilità di entrare a pieno titolo in Europa, ma è ancora una volta da affrontare in termini di ecosistema, cioè il fatto di avere dei trasporti efficienti, che è un diritto che noi dobbiamo in qualche modo portare avanti, cercando soprattutto anche di avere un programma che possa essere integrato, quindi non solo l'Unione Europea. L'Unione Europea può fare delle cose, ma ci deve essere il governo nazionale, ci devono essere le regioni, altrimenti senza questo approccio integrato continuiamo a parlare del nulla. In Sardegna il primo problema in assoluto è quello dei trasporti, perché noi, che pure abitiamo in un'Italia che è governata dall'articolo 3 della Costituzione, che quindi ha l'obbligo come Repubblica di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della persona e anche gli ostacoli infrastrutturali, viviamo in un'Unione Europea che ha questo articolo 174 che porta il principio di coesione, che però poi non è stato tradotto in degli atti concreti che portino effettivamente giovamento alle aree periferiche o alle isole del Mediterraneo, alla Sardegna, alla Sicilia in particolare. E allora dobbiamo pretendere in tutte le sedi, che sia l'Unione Europea, che sia lo Stato nazionale, dalla regione, che questo ostacolo venga rimosso e che noi dobbiamo avere l'aspirazione ad avere gli stessi diritti alla mobilità che si hanno nel continente europeo. Rientriamo in studio, tempo di crociere, ogni giorno in Sardegna arrivano queste navi da crociera, ovviamente da tutto il mondo. Quali sono le prospettive e qual è il futuro per il settore? Alessandra Dari. Arriva allo studio sui crocieristi di lusso, coloro i quali, avendo un reddito superiore alla media, hanno anche più facilità di spesa e di conseguenza di far aumentare il bilancio dell'economia turistica della nostra isola. E sì, perché il mondo dei commercianti, richiamati a dare servizi ai crocieristi, ha da sempre lamentato il fatto che questi peregrinino nelle vie dei centri storici a caccia di gadget da pochi soldi e si concedano al massimo una colazione, dato che lì dentro quella grande struttura galleggiante c'è tutto quello che si può desiderare, pagato già a monte, lasciando ben poco nella città in cui viando. Lo studio sul turismo croceristico di lusso dovrebbe quindi portare ad offerte più mirate, dando anche un programma ben preciso agli operatori del settore. Un programma elaborato da itinerari ecoturistici in rete per accrescere la competitività delle piccole e medie imprese, la qualità dei servizi. Un progetto di cooperazione transfrontaliera sul programma Interreg Italia-Francia. Protagoniste 5 regioni, Sardegna, Toscana, Liguria e le francesi Corsica e Var. 8 soggetti promotori, Camera di Commercio di Cagliari, capofila del progetto, l'Assessorato regionale al turismo, la Camera di Commercio ed Industria del Var, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, quella di Genova e ancora Nizza, il Central Labs e la Camera di Commercio ed Industria di Bastia e dell'Alta Corsica. Studiando le tendenze si è compreso che il turista luxury ama la cultura, i musei, l'archeologia industriale e i luoghi dove si svolge il vivere quotidiano dei sardi, come i mercati ad esempio. Un turismo esperienziale, come si dice oggi, non per forza rinchiuso in luoghi di lusso, avulsi dal territorio in cui si trovano. E adesso invece parliamo delle iniziative di Civic Art. Un'associazione che parla di cultura ma che si occupa anche dei fatti di tutti i giorni. Civic Art è una manifestazione che ha preso il via a San Sperate qualche anno fa e che continua a mettere successi sull'onda dell'organizzazione non soltanto di seminari ed eventi ma anche di concerti, spettacoli teatrali. Questa volta Civic Art invece, attraverso un'altra associazione, si dedica anche alla realtà circostante, cioè al bene comune.
iniziando proprio dal poeta. Simone Cavagnino, addetto stampa di questa manifestazione, ci illustra di cosa stiamo parlando. Civicarta arriva quest'anno alla sua seconda edizione, è un festival organizzato a San Sperate dalla Scuola Civica di Musica. È un festival che sta prendendo piede, sta crescendo, e fino al 21 giugno insomma, sarà costellato di eventi, concerti, presentazioni, seminari. Domenica prossima, 19 maggio, a partire dalle 10 del mattino, la giornata del festival insomma, sarà ricca di eventi, ma a partire dalle 10 del mattino ci si ritroverà allo stabilimento Ottagono presso il Poetto di Cagliari, perché quest'anno la manifestazione supporta la neonata associazione Clean Coast Sardinia e appunto presso lo stabilimento Ottagono ci sarà un'azione importante fino all'ora di pranzo di pulizia dell'arenile, anche soprattutto a causa della grande mareggiata, della forte mareggiata che c'è stata di recente, quindi l'arenile è particolarmente sporco e quindi ci si raduna dalle 10 liberamente, si potrà poi sostenere l'associazione Clean Coast Sardinia acquistando facendo una donazione, ma insomma supportandola acquistando un cappellino e la magliettina che si potrà indossare appunto durante l'azione di pulizia. Insomma, di pulizia che naturalmente è aperta a tutti i cittadini di buona volontà. Assolutamente sì, è possibile infatti ritrovarsi alle ore 10 all'Ottagono e contribuire appunto a questa importante azione. Ma la giornata non finirà al Poetto, infatti ci sarà giusto il tempo di mangiare, poi ci si ritroverà alle ore 17 nel pomeriggio alla Scuola Civica di Musica a San Sperate, dove continueranno gli appuntamenti. Alle 17 salirà sul palcoscenico del Teatro della Scuola il docente Emilio Capalbo, che insieme a Maurizio Marzo ha scritto il manuale di armonia pop rock. Presenterà proprio lì alla scuola questo importante lavoro, molto importante per tutti i musicisti e per gli appassionati di musica. È dalle ore 18 il concerto degli One Note Project Ensemble, che presenteranno il progetto Mulheres de Bossa Nova. Questo è un importante progetto dedicato alla musica popolare brasiliana, con Sandra Trudu, la cantante, al centro e poi circondata da tanti bravissimi musicisti. Non finiscono gli appuntamenti alla Scuola Civica di Musica di San Sperate. Il prossimo weekend, infatti, un importante seminario con Andrea Maulini, un esperto di comunicazione, che presenterà anche il suo ultimo libro, e poi un concerto di Fabio Furia, che presenterà il suo progetto Contemporary Tango. E adesso passiamo all'agenda degli spettacoli, ricordando naturalmente per domani il concerto di Elisa, che sarà sicuramente il punto cruciale della giornata cagliaritana degli spettacoli. Il tutto si svolgerà all'auditorium del Conservatorio. E passiamo all'agenda degli altri spettacoli. Ecco l'agenda degli spettacoli per alcune serate di buona fattura. Iniziamo dai Di Rotta su Cuba. Il loro concerto inizierà alle 21 al B-Flat di Via del Pozzetto a Cagliari. Oggi alla Cueva Rock, ex strada provinciale per Quartuccio, si celebra in contemporanea, ma dalle 20, l'omaggio a Ian Kevin Curtis dei Joy Division. Ospiti speciali i turchi di She Passed Away e tre band sarde, Cerimoni, Sarram e Pussy Stone. A Palazzo Siotto, nel quartiere di Castello, a Cagliari, ma questa volta domenica alle 19.30, il trio Melodrum presenterà il nuovo disco Tony Dream. Passiamo al teatro. Oggi al Teatro DSE di Smirriones, alle 21, è in calendario Senza Fiato, di e con Pierpaolo Baingiu. Sempre oggi, nell'ambito di Licania, San Macomero, presso il Centro Sociale Unla, presentazione e letture teatrali per Bruno Di Marino a partire dalle 19. A Cagliari, al Teatro delle Saline, è la volta della nuova proposta di un Eurofestival. In scena le compagnie Medas e Ilos con Ida Cuada, Paese Nascosto. Teatro anche alla Vetreria di Pirri, sempre alle 21, a sedere sul palco gli allievi della Scuola d'Arte Drammatica guidata dal regista Pierpaolo Piludu. Titolo della performance, Se non sono gigli. E adesso andiamo in pubblicità, ci rivediamo tra qualche istante. Riprendiamo il filo del discorso precedente, prima abbiamo parlato di spettacoli, adesso invece parliamo di altre occasioni per stare insieme e per fare una gita fuori porta con l'agenda delle sagre e delle feste. Tante le occasioni per passare un fine settimana all'insegna della cultura, della tradizione, della gastronomia e in generale dello spettacolo.
Iniziamo dagli itinerari enogastronomici con The Gustibus, la rassegna che presenterà il meglio della produzione sarda, accompagnata da convegni e incontri oggi e domani all'Arena Village di Quarto. Di questa iniziativa ne parleremo subito dopo questa agenda. A Sesto invece 3 giorni dedicati alla birra, ma anche alla musica e al cibo. Alla Corte del Sole, Masti Birrai, Musica India, Revival alle 18.30, aperto dalle 13 alle 23. A Porto Cervo, oggi e domani, spazio al Wine and Food Festival, sul tema del futuro dell'enogastronomia, con seminari, talk show e dibattiti. Serri, nell'area Filisca, ospita la 166esima edizione della Fiera di Santa Lucia, con la mostra di armi storiche, rassegne di arti e mestieri, dimostrazione dei lavori. Degustazione e concerto di Anna Maria Cherchi faranno da contorno all'iniziativa. L'inizio è per oggi, con la processione, e domani con il mercato enogastronomico aperto alle 9. A Villa Nova Franca, tradizione e devozione si mischiano oggi e domani per Sant'Isidoro. Monumenti Aperti farà la sua comparsa con la Sagra della Mandorla e il Nuraghe su Mulino, oltre alle chiese di San Lorenzo e San Sebastiano, tutte visitabili. Di contorno, sfilate di traccas, trattori adobbati e gruppi folk. A Tertenia saranno 2 le rassegne tra oggi e domani, dedicate alla cultura e al buon cibo, con un'estemporanea di 50 pittori. Di contorno, convegni e la visita di alcune bellezze del luogo e di Trieste nell'ambito di Monumenti Aperti. Il pane sarà il protagonista del viaggio a cavallo tra il Medioevo e il Novecento, che Iglesias ospiterà assieme alla presentazione del libro dedicato alla vita socioculturale di Iglesias, e scritto da Celestina Sanna. Infine, domenica a Sassari, citiamo con grande importanza la cavalcata sarda, con corteo in costume e parata di Polizia Municipale e Carabinieri in alto uniforme. Appuntamento alle 9 in corso Francesco Cossiga. Ma domani sarà anche la giornata di Join Run, che è una manifestazione voluta fortemente dall'esercito e dalla FIDAL. Presentiamo questa importante manifestazione di atletica leggera che richiama un po' lo spirito della solidarietà. Noi abbiamo accolto questo invito che è rivoltoci dallo Stato Maggiore dell'Esercito con il Comando Militare della Sardegna per questa iniziativa che noi abbiamo sposato in pieno, grazie naturalmente all'attività che noi svolgiamo nella nostra isola, ma soprattutto il piacere nostro dell'atletica leggera è quello di aver ritrovato in noi l'amicizia con l'esercito, col comando militare, che ricordo tantissimi anni fa noi organizzavamo il concorso esercito scuola ed erano delle manifestazioni importantissime che coinvolgevano i ragazzi, coinvolgeva la nostra isola. Io quindi sono felicissimo oggi di essere qui e di parlare e presentare questa bella iniziativa che sicuramente oggi è il battesimo, perché sarà la prima edizione, sono sicuro, dagli accordi che sono stati già presi con lo Stato Maggiore dell'Esercito, sarà una manifestazione che promuoverà l'isola, promuoverà naturalmente tutti coloro che amano lo sport. Si intitola? John Ram. E avrà luogo? Correre insieme. È la cosa più bella, perché poi noi dobbiamo aiutare la solidarietà, la Lega del Filo d'Oro, che appunto tutto il ricavato sarà interamente devoluto a questa associazione benemerita. Il programma prevede una giornata unica? Giornata unica, l'appuntamento alle 9:30 a Calamosca, nella zona nostra, Calamosca, e poi la partenza alle 9:30. Si svolgerà in un percorso suggestivo della nostra Cagliari, l'arrivo Poetto Molentargio e l'arrivo poi al campo ostacoli Generale Rossi. Sarà una bella festa, poi sarà il generale Olla, che è cagliaritano di adozione, di vita, ci racconterà bene che cosa si svolgerà all'interno del parco del Generale Rossi. Ma oggi è anche il giorno di 2 partite cruciali per il calcio e per il basket isolano. Il Cagliari gioca una importante partita contro il Genoa, mentre invece la Dinamo inizia i play-off al Palace di Migni contro il Brindisi. Iniziamo dal calcio. Purtroppo abbiamo fatto queste 3 sconfitte che magari, soprattutto in una gara, no, non meritavamo assolutamente. Però è anche figlia di un calendario un po' che in questo periodo qua ci riservava, insomma, un percorso un po' difficile. Lo sapevamo, abbiamo corso prima parecchio per arrivare ben protetti a questo, a questo, a
questo trittico che poteva dimostrarsi difficile, come lo è stato, anche se, ripeto, secondo me in questo trittico abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. E diventa importante, sì, perché si vuole interrompere questa mini striscia e cercare di fare le cose per bene, di ripercorrere quello che abbiamo fatto in stagione, cioè, nel senso che comunque siamo sempre stati competitivi, siamo sempre stati bravi a star lontani da zone pericolose, per cui dobbiamo andare avanti su quella strada che abbiamo percorso tutto l'anno. Ripeto, queste tre partite sapevamo che erano un po' più difficili, questo era il momento del campionato per noi, come l'è stata l'andata e anche in questo ritorno poteva essere il momento più difficile da attraversare, però insomma siamo ampiamente consci e consapevoli che abbiamo tutte le armi a disposizione per continuare a far bene. E adesso Gianmarco Pozzecco, coach della Dinamo Banco di Sardegna di Sassari, e Federico Pasquini, general manager della stessa compagine, ci parleranno di questo primo impegno per quanto concerne i play-off in programma oggi alle 20:45 a Palace Radimigni. Sì, iniziano i play-off, ripartiamo da 0-0, però quello che abbiamo fatto fino adesso non va da cancellare, soprattutto chiaramente la vittoria della Coppa che non ce la porta via più nessuno. Lo stendardo è lì e ce lo godremo, la Dinamo se lo godrà in eterno. E abbiamo la consapevolezza di avere dei ragazzi straordinari e quindi poi sarà il campo a decidere se dovremo continuare questa avventura o no, oppure no, ma abbiamo la consapevolezza che comunque ci proveremo e questa dal punto di vista sportivo è l'unica, come si dice in inglese, request, l'unica richiesta che io, i tifosi, la società facciamo ai ragazzi. Ma sì, è stato fatto un mezzo miracolo per come eravamo messi, a un certo punto eravamo dodicesimi e c'era tutto per rimanere fuori, il calendario e soprattutto la qualità delle squadre che c'erano intorno a livello di classifica, per cui il fatto di aver fatto questa impresa con 9 vittorie consecutive, con vittorie a Milano, vittorie a Trieste, fa sì che siamo andati dentro addirittura come quarti, per cui siamo estremamente felici, gli ultimi 2 mesi e mezzo sono incredibili. Noi eravamo abbastanza zavorrati, abbastanza con poca autostima, ogni cosa era molto pesante, molto complicata, facevamo fatica a fare anche le cose più semplici e per Pistoia quel giorno lì sembrava tutto facile, specie nei primi 20 minuti. La chiave è stata quella di portare a casa quei 2 punti in qualche maniera, sono venuti dopo i supplementari e dopo c'è poco da fare, basta poco oggi per come funziona far partire quel click che ti permette poi di andare a giocare a Izmir come poi è successo e fare quella partita che ha fatto capire quelle che erano le potenzialità della squadra e quello che poi la squadra poteva pretendere da se stessa ed è poi quello che è successo nelle successive partite, perché da lì è stato un crescendo che ci ha portato poi alla Coppa e al quarto posto in campionato. Tanti auguri a Cagliari e Dinamo e per noi è davvero tutto, grazie per averci seguito, arrivederci a stasera.